Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per questa seconda parte della nostra rassegna stampa che ci porterà sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi. Allora iniziamo subito dalle pagine sportive del Messaggero Veneto, andiamo a vedere assieme i titoli principali. C'è Mister Oddo in primo piano sulla prima pagina del fascicolo sportivo del Messaggero Veneto di oggi. Ecco il titolo: c'è un gioco nuovo per 1 euro. Udinese. Oddo Pensiero, il tecnico al centro dell'interesse mediatico, spiega la sua ricetta. E allora andiamo a leggere le prime righe di questo articolo. Al centro dell'interesse mediatico anche durante la sosta invernale di campionato, anche con i piedi sulla spiaggia di Miami, lasciata nelle scorse ore per rientrare in Friuli per riallacciare i fili dell'avventura bianconera. Massimo Oddo, potere delle 5 vittorie di fila di una striscia positiva ancora aperta dopo il pareggio in casa con il Chievo, ha parlato come neppure tra 2 domeniche gli succede, chiamato in causa dalle testate nazionali per raccontare la genesi e i segreti di quello che può diventare uno degli allenatori della New Wave italiana. Un'occasione per cercare di capire i passaggi che possono illuminare il futuro dell'Udinese, magari in chiave europea, il sogno del popolo bianconero dopo anni di vacche magre, un sogno da pronunciare sottovoce, vuoi per la difficoltà dell'impresa, il sesto posto fa gola ad almeno 6 squadre, vuoi per la necessità della squadra di dimostrare di aver davvero fatto dei passi avanti. Il gioco, e questo è l'aspetto più interessante da cogliere, scrive il Messaggero. Le nuove idee non sono solo uno slogan, tanto che dopo aver svelato il desiderio di un ruolo diverso da quello di allenatore, Oddo ha raccontato attraverso un puzzle il gioco che vorrebbe vedere espresso dall'Udinese. E poi vediamo appunto l'articolo che continua e anche le parole del mister che sottolinea che il modulo preferito non c'è, giocare bene dipende soltanto dalla capacità dei giocatori di fare ciò che chiedi. E poi il gol show a Bologna, nessuno ha ricevuto il pallone tra i piedi, ma in uno spazio che aveva occupato. Questo è uno degli aspetti sottolineati dal mister. Intanto oggi l'Udinese riprenderà la preparazione. Ecco l'articolo che ci ricorda che si ricomincia a lavorare oggi. Obiettivo appunto la SPAL. Dopo il raduno di ieri con la cena di squadra consumata in serata, oggi l'Udinese riprende la preparazione in vista della gara di domenica contro la SPAL. Andiamo anche nella pagina accanto e vediamo le voci di mercato. Torna la suggestione sul viola Babacar, anche Pozzo in fila. Non mancano i pretendenti al senegalese della Fiorentina, piace a Sassuolo, Spal, Crystal Palace, Everton e Galatasaray. Nel taglio alto invece la consueta rubrica di Bruno Pizzul, la mia domenica. Pizzul che dice: bisogna fare ancora il pieno di entusiasmo. Voltiamo pagina e andiamo a leggere quest'altro articolo di Massimo Meroi che ci propone un'intervista a Guidolin, Guidolin Story. 20 anni di Udinese, è vero, stavo per tornare, ha detto Guidolin, ma Oddo è l'uomo giusto. Nel 1998 la prima volta a Udine, nel 2014 l'ultima e a novembre quella telefonata. Leggiamo le prime righe dell'articolo, le prime righe dell'intervista. 1998-2018, in estate saranno 20 anni dall'arrivo di Francesco Guidolin sulla panchina dell'Udinese. Il tecnico più amato dai friulani per l'occasione riapre l'album dei ricordi e si sofferma anche sul presente del club bianconero. Un presente che avrebbe potuto vederlo protagonista. Sì, a novembre sono stato vicino a un ritorno in Friuli, ha detto
Guidolin, che poi appunto ripercorre la sua avventura a Udine dal 1998 al 2014. C'è tutta l'intervista, alcuni momenti epici della storia di Guidolina Udine, con il primo biglietto staccato nel 99 per l'Europa League, poi i preliminari di Champions e la storica vittoria contro il Liverpool nel 2012. Lascio a voi leggere tutta l'intervista, adesso lasciamo per un attimo il Messaggero Veneto e andiamo sul Gazzettino. Andiamo a vedere anche gli articoli che troviamo sul fascicolo sportivo di oggi del Gazzettino, che apre parlando del Pordenone. Poi andremo anche su questa pagina, ma andiamo innanzitutto a vedere gli articoli dedicati all'Udinese. Il titolo: Sogni di gloria, gennaio sarà il mese decisivo. Superare indenni tre incontri raggruppati in 8 giorni potrebbe dare un'ulteriore spinta poderosa alla squadra in un'ottica europea, anche se Oddo invita alla prudenza. Le vacanze sono terminate, il campionato torna ad essere il pensiero fisso per i bianconeri e per la tifoseria. Del resto, l'Udinese è messa bene, ha scalato numerose posizioni, ha agguantato il Milan agli stessi punti della Fiorentina, che da sempre lotta per conquistare un pass per l'Europa. È a meno 2 dalla Sampdoria, da molti indicata come la sorpresa della prima parte del torneo, per cui l'ottavo posto, i 28 punti conquistati, rappresentano una concreta opportunità in chiave europea, anche se l'artefice del riscatto della squadra, Massimo Oddo, non si sbilancia e vola basso, sperando che in questo forsennato ritmo, 16 punti nelle ultime 7 gare, non provochi l'uscita di carreggiata da parte dei suoi. Solo a marzo sapremo se potremo lottare per qualcosa di più importante della semplice salvezza, ha più volte ripetuto il tecnico di Pescara. Al momento dobbiamo solamente badare a lavorare con quella professionalità che i ragazzi da subito mi hanno evidenziato. Queste le parole del mister. Sul fronte mercato, Yankto Milan pronto a offrire 25 milioni, destino incerto per Evandro e Angella. Queste un po' le ultime voci che arrivano da Radiomercato e che vedono ancora il centrocampista e che vedono appunto ancora Yankto tra i protagonisti. Andiamo adesso anche nel taglio basso e guardiamo alla sfida di domenica, una sfida che vede, potrebbe vedere in campo anche alcuni ex, la sfida degli ex. Felipe pronto al rientro, Meret resta ancora in attesa. La partita dell'andata era stata simile a una beffa. Il duo di ex bianconeri, arrivati in estate alla Spal, era costretto ai box da infortuni diversi. Uno fastidioso e lungo, l'altro normale ma odioso, proprio perché è arrivato prima dell'inizio del campionato e della sfida del cuore. Ora Alex Meret e Felipe Dalbello, perché di loro che si parla, sono pronti a scendere in campo, anche se le chance di vedere tra i pali il talento friulano sono nettamente inferiori a quelle che può vantare il difensore italo-brasiliano. Apriamo adesso, come sempre, più o meno a quest'ora, la nostra parentesi dedicata agli aggiornamenti sul traffico. Abbiamo il telefono in diretta con noi dalla centrale operativa della polizia locale, il vice ispettore Cristiano Baretta. Buongiorno. Sì, la situazione del traffico in entrata e in uscita dalla città è regolare. Si è appena risolto adesso un piccolo incidente in Viale Venezia, all'angolo con Viale Firenze, senza conseguenze alle persone, ma la situazione adesso si è normalizzata. E poi volevo segnalare che fino al 3 febbraio proseguono i lavori in Piazza Garibaldi, con conseguente chiusura della via Grazzano. E per oggi segnaliamo possibili rallentamenti per il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Gorghi,
tra via San Francesco e via Savorgnana e in Viale della Vittoria. Ecco, queste sono le notizie per oggi. Perfetto, grazie al vice ispettore Baretta per questi aggiornamenti. Quindi abbiamo sentito appena risolto un incidente in Viale Venezia, fortunatamente senza feriti. C'è stato qualche problema al traffico, ma adesso la situazione è migliorata. Ritorniamo allora sui giornali di oggi. Abbiamo parlato di Udinese, abbiamo letto anzi di Udinese, adesso andiamo a leggere quel che si scrive oggi del Pordenone. Rimaniamo sul Gazzettino. Ecco la prima pagina. Neroverdi, 16 gare per la B. Nel pareggio in amichevole con il Venezia brilla subito il neoacquisto Zammarini. Sabato contro la Cenerentola Fano al Bottecchia c'è la possibilità di riprendere quota in classifica. Dopo la pausa, dunque, sta per riprendere anche il campionato di Serie C. Andiamo nelle pagine interne e andiamo a leggere qualcosa di più anche sul Pordenone. Ho fatto la scelta giusta, dice il nuovo arrivato Zammarini, che si è presentato nel migliore dei modi, segnando subito un gol al Venezia. Sono qui perché sogno la B. Sono una mezzala pronta all'inserimento, ma ho giocato anche esterno o terzino. In campo darò il massimo, come ho sempre fatto. E anche il Pordenone oggi riprenderà gli allenamenti in vista della prossima gara contro, appunto, andiamo a vedere. Bene, il programma, eccolo qua. Dopo la domenica di riposo, i ramarri riprenderanno la preparazione oggi in vista del match di sabato, scusate, contro l'Alma Juve Fano, fanalino di coda del girone B. Andiamo anche sul Messaggero Veneto, così vediamo anche gli articoli del Messaggero dedicati al Pordenone. Il colpo di mercato si chiama Nocciolini. La punta arriva dal Parma, primo allenamento per Bombagi. Ecco il grande colpo di mercato del Pordenone. La società neroverde ha trovato l'accordo con Manuel Nocciolini, attaccante classe 1989, proveniente dal Parma in Serie B. La firma è attesa per oggi. Poi l'esterno offensivo arriverà a rinforzare ufficialmente la squadra guidata da Leo Colucci. La punta si trasferirà tra i ramarri con la formula del prestito sino a giugno, con riscatto obbligatorio in caso di Serie B. Questi i termini dell'accordo. Noccolini è un nome noto ai tifosi del club cittadino. Ecco ancora tutto l'articolo. Rimaniamo sulle pagine del Messaggero Veneto e andiamo a parlare della Coppa Italia che si è giocata ieri, la Coppa Italia di promozione. Ecco l'articolo che troviamo sul Messaggero Veneto. La Coppa Italia vinta ai rigori, anche in questo caso dalla Pro Cervignano, come era accaduto per il San Luigi nella sfida contro il Tor Viscosa. È finita appunto ai rigori, ha vinto la Pro Cervignano 3-2 sulla Progorizia. Tortolo Cup, titola il Messaggero Veneto. Svolf come Batman, festa Pro Cervignano, il portiere strega la Progorizia e la Coppa Italia è giallo-blu. Questo è il titolo dell'articolo del Messaggero Veneto, ma io direi di andare a vedere anche una sintesi della gara che molti di voi hanno visto in diretta ieri su Udinese TV. Andiamo a rivederci i gol e le azioni salienti. Logorizia e Cervignano, e però Cervignano Muscoli si sfidano in questo ultimo atto del trofeo Aldo Tortu, la finale di Coppa Italia di
di promozione. Però nello stesso tempo adesso le squadre avranno un momento di studio, prenderanno un attimino i riferimenti e poi speriamo di vedere un bel gioco, dai. Lo speriamo tutti, buona partita a tutti. Ma per cercare questi ti ripeto, no, ma al di là del bassissimo oppure no. Cosa vedi? Fa Zolf? Quindi prima te mi dicevi, sì, che col giro, il giro palla col portiere tante volte ci sono situazioni dove gli spazi sono chiusi e quindi cerchi di ripartire dalla parte opposta. Quindi il fatto di coinvolgere anche il portiere. Occhio a Panek in area di rigore, scivola al momento della battuta a rete. Poteva averla messa giù e la giocava. Cotti carica al destro, sorvola la traversa. Mentre in agguato in area di rigore ci sono Bozic e Cotti, eccolo il cross proprio per il numero 9 che impatta bene. Per il secondo tempo che inizia in questo momento, un secondo tempo che vede la Progorizia in attacco con Cotti. Cotti che svaria molto sul fronte d'attacco, mette un buon pallone al centro e è eccellente il riflesso di Zwölf. Lavora un pallone al limite dell'area, si centra, riparte la palla sul destro, mette un pallone sul secondo palo sul quale interviene Battistin, forse trattenuto. Supplementari anche nella finale del trofeo Tortul, scaduti 2 minuti di recupero. Ecco qua il triplice fischio finale, opportunità per Cavaliere che ne ha ancora per sgoppare, vince proprio un contrasto con Prussi, entra in area di rigore Cavaliere si porta la palla sul destro, la fa filtrare, poi a centro area in qualche modo Mauriz. Sta per scadere, anzi scade in questo istante il tempo quindicesimo e arriva il fischio. Tania Bozic e Wolf si ripete indovinando l'angolino giusto, forse tirato un po' debole da parte secondo del rigorista. Sì, stato... siamo al quinto rigore, siamo con Milan Milanese che scivola e regala la vittoria. Tra l'altro pensa che Milanese neanche si rendeva conto che il suo poteva essere il rigore decisivo, è rimasto un po' perplesso nel vedere i suoi compagni arrivargli. Ma è visto che è scivolato, ha calzato e scivolato. È scivolato, ha vinto alla fine la Pro Cervignano. Queste dunque le immagini della gara di ieri, della finale di Coppa. Il portiere, ritorniamo sul Messaggero Veneto, ha detto gioia infinita per Coceani. Zero rimpianti. E vediamo appunto anche in questa foto i due mister Tortolo e Coceani premiati alla fine della gara. Ieri invece hanno giocato per il campionato le due squadre di Serie D della nostra regione, Chiarlins Muzzane e Tamai. Andiamo a vedere com'è andata. Pareggio in trasferta per il Chiarlins Muzzane contro Mantova 2-2. Il Chiarlins Muzzane fa ballare il Mantova dopo un primo tempo da schiaffi. I friulani si scatenano con Amodeo, ma la doppietta del bomber basta solo per un pari d'oro. Il mister dice, mister Lugnan dice, pensavo di vincerla. Andiamo a vedere anche il Tamai, che troviamo nel taglio centrale. Brutto stop del Tamai invece, che perde in trasferta contro l'Union Feltre, ma dice il Messaggero mancano due rigori. La squadra di Bisioli cade sul campo dell'Union Feltre, proteste per un mani in area e un fallo su Bezzo. Questi i risultati e questa anche la classifica, con il Campo d'Arsego in testa, il Chiarlins Muzzane a metà classifica, il Tamai appena un punto sotto. Ancora sempre sulle pagine del Messaggero Veneto andiamo a vedere le pagelle di metà campionato per quanto riguarda l'Eccellenza, in attesa della ripresa dei campionati dei dilettanti. Ecco l'articolo e le pagelle. La lavagna, titola il Messaggero, il Chions forgiato per vincere, Martina ha acceso il Lignano. Le pagelle a metà cammino, 9,5 al team di Lenisa, un 9 al Numignacco e 7,5
al tredicesimo. Queste le pagelle del Messaggero Veneto alle squadre della nostra regione del campionato di eccellenza. Ci sono poi le parole di Toffolo, di Andrea Toffolo, che dice: il livello si sta abbassando. Giudizio severo sul campionato dell'ex centrocampista, che dice: il tempo è scarso e manca il lavoro sulla determinazione. E poi appunto abbiamo tutta l'intervista. Cambiamo sport adesso e andiamo a parlare di basket. Voltiamo pagina e andiamo a leggere gli articoli che fanno il punto sulla GSA, fanno il punto anche sul rapporto tra la squadra e la città. Udinese stregata dalla più via con altri abbonamenti. Le due sconfitte di fila non tarpano le ali ai sogni dei tifosi bianconeri. 100 abbonamenti per il girone di ritorno, 2000 tessere per sognare. Questo il titolo. Andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo: la carica dei 2000 per un girone di ritorno all'altezza di quello d'andata, carico di soddisfazioni. La PU GSA archivia la doppia trasferta lungo la via Emilia senza punti in saccoccia, ma diversi motivi per guardare con fiducia al futuro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista ambientale. Abbonamenti da record. Nel fine settimana la società bianconera ha tagliato il traguardo dei 100 abbonamenti per il girone di ritorno, una cifra che sommata ai 1903 di inizio stagione permette di sfondare il muro delle 2000 tessere, record assoluto per la pallacanestro Udine. E vediamo anche il progetto di Pedone Michalic, un treno in corsa col settore di l'operazione curva, l'operazione, scusate, bambini in curva. Ecco qua, piccoli fans, tramite i social network il settore di annuncia l'operazione Bambini in Curva, i cui dettagli logistici verranno svelati in settimana. Il tifo organizzato accoglierà in curva ovest centinaia di bambini per tifare GSA in modo colorato e divertente in una giornata che tra le altre cose vedrà rinnovarsi il gemellaggio con la tifoseria mantovana, una vera e propria festa di sport e amicizia. Ed ecco qua ancora tutto l'articolo, sempre a proposito di basket. Andiamo a vedere anche come è andata con l'Alma Trieste. Ha battuto Orzi Nuovi 105-64. I bianconeri scivolano al quinto posto. Trieste è un rullo, scrive il Messaggero Veneto. E andiamo a vedere anche le pagine sportive del piccolo di Trieste. In apertura c'è proprio il basket. Alma 105 volte, inarrestabile. La capolista travolge in casa Orzi Nuovi e regala spettacolo a oltre 4600 tifosi. E vediamo appunto anche le pagine interne dedicate proprio alla vittoria dell'Alma Trieste. Vediamo anche la classifica alla luce appunto degli ultimi risultati di questa giornata di campionato. Vediamo l'Alma Trieste a 28 punti, Fortitudo 24, Ravenna e Montegranaro 22, e poi vediamo Udine, Verona e Mantova a 20 punti, via via poi tutte le altre. Ed ecco poi la doppia pagina del piccolo. Ma torniamo sul Messaggero Veneto adesso, torniamo sul Messaggero Veneto di Udine e cambiamo sport. Andiamo a parlare di ciclismo con un'intervista che vediamo proprio sulle pagine del Messaggero Veneto di oggi a Pellizzotti. Eccola qua, la vediamo a schermo pieno. Pellizzotti ne fa 40. Regalo il tour con Nibali. Ecco il titolo. Il corridore all'ultima stagione in gruppo sogna in grande. Il segreto della mia longevità, passione, famiglia e il carattere. Tutto
Carnico. Oggi Franco Pellizzotti compie 40 anni. Il ciclista di origine carnica passerà la sua giornata più importante dell'anno alla solita maniera, raffica di chilometri in bici, poi un po' di festa con la moglie Claudia e i suoi tre figli, naturalmente ci saranno anche papà Giacomo e mamma Liliana di Arta Terme e zio Lucio. Il regalo, come abbiamo letto nel titolo, me lo faccio quest'estate, dice il ciclista. Mi accontento di aiutare a vincere il Tour de France al mio capitano Vincenzo Nibali e poi a scortarlo al Mondiale di Innsbruck e chiudere così la mia lunga carriera in maglia azzurra. Poi c'è tutta l'intervista che prosegue. Adesso noi apriamo come sempre in chiusura del nostro Buongiorno Friuli la parentesi dedicata alle previsioni del tempo. In collegamento dall'Osmer Arpa abbiamo oggi Sergio Nordio. Buongiorno Sergio. Buongiorno e buona settimana a tutti. Contaci come inizia questa settimana sul fronte meteo. Sì, beh, per la giornata di oggi direi intanto bello, lo vediamo, insomma, che finalmente insomma un po' di sereno almeno su gran parte del Friuli lo stiamo vedendo. Ci sono ancora delle nubi sulla bassa, sulla costa e su alcune zone orientali, anche della zona montana c'è un po' di variabilità. In giornata qui tempo abbastanza buono, un cielo in prevalenza poco nuvoloso, freddo però, farà più freddo rispetto ai giorni scorsi. Le massime oggi saliranno di poco, sopra zero, resteremo intorno ai 4-5 gradi. Stamattina avevamo 0 gradi sotto in montagna, meno 8 in quota, quindi valori bassi ma in linea con la norma. Quindi una giornata fredda, tende ad annuvolarsi stasera e stanotte, c'è un fronte veloce che arriva dall'Atlantico, questa perturbazione, questo fronte domani mattina, già nella notte in verità, potrebbe portare delle deboli nevicate anche a quote basse, quindi è possibile che nella notte e domani mattina cada un po' di neve anche in pianura, più difficile sulla bassa e vicino alla costa, ma non è escluso neanche qua. Però sull'alta pianura e soprattutto sulle zone collinari orientali, quindi parliamo tutti i colli orientali e soprattutto poi sul Cividalese e le valli Natisone, è probabile che questa nevicata poi prosegua anche nel corso della mattinata e forse anche del pomeriggio di domani. Quindi sulla bassa e sulla costa poi invece la tendenza è che arrivi la pioggia nel corso della giornata di domani in ogni caso, visto il lieve aumento delle temperature. Questo fronte è debole, non porterà neve in montagna, rimarranno riparate le zone montane, soprattutto la Carnia, le zone più occidentali, il Pordenonese, resteranno più al riparo da questo fronte. Ancora un po' di variabilità di nuvolosità al mattino di mercoledì, con possibile qualche pioggia sparsa, sempre più probabile sulla costa e zone orientali. Già mercoledì però in mattinata arriva aria più secca, arriverà vento da nord-ovest in montagna, in quota, e avremo un miglioramento, tornerà il sole, dovremo avere poi due giorni di bel tempo e con temperature normali in linea con le medie del periodo. Grazie, grazie a Sergio Nordio per queste previsioni, quindi la possibilità di neve anche in pianura nelle prime ore della giornata di domani. Grazie Sergio, ci risentiamo nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti, ciao. E a proposito di neve, ritorniamo sui quotidiani di oggi e andiamo a Tarvisio con questo articolo che troviamo sul Messaggero che ci parla delle gare di snow rugby a Tarvisio. Tarvisio capitale del rugby sulla neve. Nella due giorni della manifestazione giocate 76 partite e la diretta streaming ha coinvolto oltre 5.000 telespettatori. Ed ecco ancora tutto l'articolo. Passiamo ai quotidiani nazionali, prima di salutarci, ai quotidiani sportivi nazionali. Andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport, ecco il titolo di apertura, vediamo in primo piano lo sci e il calciomercato. Cominciamo dal calciomercato, il mercato si fa in quattro. Ci siamo, scatta l'ora delle grandi, scrive la Gazzetta. Napoli, Verdi sì, che regalo a Sarri. Inter, vai Rafinha, tutto pronto per il Blitz. Roma, via Ninja, la Cina offre 50 milioni. Lazio, Devridei, è atteso
il rinnovo. Ecco qua. E poi vediamo di spalla per quanto riguarda il Milan, Suso, Muro Milan, la clausola vale soltanto da luglio, il Liverpool lo rivuole subito ma se ne può parlare in estate. Berlusconi, indagini sulla vendita del Milan sono un falso. E poi ancora vediamo nel taglio basso l'elezione dei nuovi vertici della FIGC, stoppato Lotito, FIGC corsa a tre per la presidenza. Sconfitta politica per il numero uno della Lazio, non trova i voti per presentarsi, restano Gravina, Sibilia e Tommasi. Dicevamo dello sci, della valanga azzurra, un podio tutto rosa e tutto italiano a Bad Kleinkirchheim, prima Goggia, seconda Brignone, terza Fanchini e valanga rosa, scrive la Gazzetta dello Sport. Ecco tutto il titolo, storico podio tutto italiano nella discesa femminile a Bad Kleinkirchheim, Sofia Osciato in paradiso, e lo staff azzurro dice hanno fatto una gara da uomini. C'è il commento di Gianni Valenti, quei cinque cerchi in testa, gli occhi che sprizzano gioia di Sofia, il sorriso di Federica, le lacrime di Nadia, la tripletta azzurra in discesa entra direttamente nella storia dello sci e ovviamente si guarda alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Sempre per quanto riguarda lo sci, successi anche nel fondo e nello short track, Pellegrino da sogno nello sprint, Fontana inesauribile, settimo europeo. Andiamo anche nel taglio basso, dove vediamo qualche altro titolo che ci riporta nelle pagine interne. Si parla di Montella, senza pace, il Siviglia perde ancora. E poi nel basket, finita l'andata, Venezia vince a Milano, Coppa Italia 4, Lombarde. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo adesso a dare un'occhiata anche ai titoli di apertura di Tutto Sport e Corriere dello Sport Stadio. Tutto Sport apre così: la Juve dribbla il Napoli. Le statistiche confermano clamorosamente la profonda differenza tra le filosofie di gioco delle due grandi rivali. Gli uomini di Allegri sono imbattibili negli uno contro uno, la squadra di Sarri superiore nel fraseggio. E vediamo i numeri dei dribbling: 258 per la Juve, 172 per il Napoli. Per i passaggi invece vediamo 11.559 per la Juve, 14.481 per il Napoli. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, così leggiamo ancora un titolo di apertura. C'è un'esclusiva, un'intervista esclusiva a Hamsik sul Corriere dello Sport. Hamsik che dice: scudetto a Napoli, giochiamo in maniera meravigliosa, meritiamo il titolo, ringrazio Sarri, mi ha cambiato i miei 10 gol da incorniciare. Queste le parole di Hamsik. E poi vediamo anche sul Corriere: sorrisi d'Italia, primo podio solo azzurro nella libera femminile. E con questa prima pagina noi chiudiamo anche questo nostro Buongiorno Friuli, questa nostra prima diretta di oggi. Prima di salutarvi però vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta su Udinese TV. Ci rivediamo alle 13.30 per il nostro TG di pranzo e poi ancora alle 19 l'altra finestra sull'informazione con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport. E poi come ogni lunedì in prima serata il nostro Tonight condotto da Giorgia Bortolossi per continuare a parlare di Udinese guardando già alla prossima partita di campionato contro la SPAL. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro ancora una buona giornata, un buongiorno Friuli.